Ciao! Oggi sono tornato in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi siamo insieme a Marci che mi sta brutalmente saltando in faccia, sovrastando la mia povera faccina che voleva salutarvi. Ciao. In un video di trovare le differenze. Avremo uno scenario. Un altro canale che è aperto, Marci. Avremo uno scenario da memorizzare. In realtà io avrò uno scenario da memorizzare in 30 secondi e Marci dovrà cambiare un blocco in questo scenario. Io dovrò essere così scaltro, intelligente e astuto da capire quale blocco il nostro amico Dai. È diventato. Per il primo round io sarò quello che dovrà trovare la differenza, mentre Marci sarà quello che dovrà fare la differenza. Premi pure lo start quando desideri e possiamo iniziare. Ok, allora devo scegliere la mappa. Dimmi un numero da 1 a 4. 4, quindi vuoi la mappa che è questa qua. Scegli pure che blocco diventare. E prima di diventare, dimmi un attimino come sei messo. Tipo, che cosa vuoi, com'è lo scenario? Hai tutto quel tempo che vuoi in realtà. Puoi scegliere, dovresti avere tipo 9 blocchi da scegliere. Ok, 4. Ora io mi devo memorizzare la mappa che tu hai fatto, perché questa è quella senza la differenza. Quindi abbiamo da qua una scala che sale, qua abbiamo delle crafting table. Ok, dei pistoni messi così con al centro un buco, dei giù jukebox con al centro un buco, delle fornaci. Questo è stato difficile da memorizzare. Sono stato super semplice stavolta, perché non la prima so mappa... cosa potevi essere, anche la terracotta tipo. Oddio, okay. Non me lo ricordo, no. Ok, non so se me le ricorderò. La prima super semplice l'ho fatta. Allora, ora è un firework. Io mi metterò qua nell'angolino senza guardare e devi dropparlo, perché così viene piazzato il tuo blocco. Non sto guardando. Ho piazzato il mio blocco. Vabbè, droppa il firework. Okay, si è ufficialmente partiti e andiamo a vedere. Allora, io ho preso il power up che ho 5 possibilità di scegliere il blocco. Quindi, allora. Le fornaci non me le sono ricordate bene, perché erano un po'... Nicuzzo, io ti do un consiglio. Ho voluto farla molto semplice, perché la prima... Ma penso che faremo più round a testa, giusto? Sì, facciamo più round a testa. La prima l'ho fatta molto semplice. Molto semplice. Allora, le fornaci sembrano tutte a posto in realtà. Forse questa? No. Ok, ho sprecato una delle 5 possibilità. Molto bene. La terracotta me la fa spaccare. Quindi a quanto pare potevi diventare pure la terracotta. Però... Ai. Però se mi dici che l'hai fatta facile, io non penso che tu sia una terracotta, no? Allora, l'ho fatto facile. Nel senso che secondo me sei super arrivabile. Qui c'era un buco, un... disc, come si chiama sto coso? Quello che legge i dischi? Mentre questi sono notblock. E quindi? Quindi questo potrebbe essere un qualcosa fuori posto. O sto sbagliando? Bravo Nico! Così facile, così facile. Adesso detto, facciamo il contrario. La prima semplice, dai. Allora io devo fare la difference e andiamo avanti. Allora scegli pure la mappa. Puoi scegliere un numero da 1 a 4. Tipo devi selezionarla lì. Cioè la 4 l'abbiamo già fatta. Magari scegli un numero da 1 a 3. Facciamo la 3, dai. La 3, vai. Devi cliccare su tipo ciò. The map, qualcosa del genere. Ok, oh, fatto. Ok. Sai che l'hai presa difficile, secondo me. Secondo me è una mappa abbastanza difficile. E vabbè, dai. Però visto che sei stato bravo, nel senso che non sei stato cattivissimo, non sarò cattivo neanche io, quindi ti dico già che non divento la sabbia nel terreno. Ok. Ma diventerò. Questa cosa qua potrebbe essere interessante. Sì. Eccoci qua. Questo è il mio blocco. Hai 30 secondi per memorizzare la mappa. E ti dico che hai scelto una mappa tosta, secondo me. Ok. Vediamo dove sei. Allora, ti dico già il pavimento, non guardarlo. Quindi buchi nel terreno, puoi scordarteli. Ti dico che non sono lì. Le fence non potevo diventarle, stai tranquillo. Okay. La legna non... questa facile, è difficile. Però cos'hai preso come power up? 5 possibilità? Non ho scelto niente, in realtà. Molto bene, spero tu abbia 5 possibilità, perché altrimenti sei davvero fregato. E... ok. Non ho avuto neanche troppo tempo, secondo 30 me. 30 secondi e sboom. Cos'è nell'inventario? Secondo me non ho avuto... Ho 5 picconi. Ok, hai 5 possibilità. Sì. Quindi 5 picconi vuol dire che sono... Hai 5 possibilità. Che ho 5 possibilità. Yes, va bene. Allora io mi metto letteralmente in una situazione in cui parto di qua. Aspetta. Secondo me tu non sei stato molto bravo a memorizzare, perché ho visto che sei stato molto negli angoli. Lo so, perché volevo capire dagli angoli. Però non riesco. Cioè infatti qua non sono neanche venuto. Non l'ho giocata bene. Log non so se potevo diventare log, però ti dico che non sono un log nel dubbio. Allora quindi... sto cercando di capire un pochettino da qui, perché ricordo molto bene la situazione com'era. Però tipo i buchi in mezzo, il buco qua tipo dove c'è il diamante, non l'hai guardato? Io qua, sì, il buco del diamante l'ho guardato e c'erano due buchi e ci sono ancora uno e sono due. Tre buchi, ah no, beh sì, ok, due buchi. Ok, io non potrò mai saperlo, non hai ho 5 guardato. Possibilità, magari dopo quando ne usi un paio ti do qualche indizio. Allora dai, buttaci sta prima. Non lo so, questa tipo. Quella crafting lì non ti piace? Non mi piace. Non ti piace. Però non sono io quella crafting. Non sei tu quella crafting. Non sono io quella crafting. Allora,
Pensavo di avere molto più tempo, mannaggia. Ma tipo tantissimo più tempo. Gestiti male i secondi. Tranquillo, tantissimo capita. Capita anche ai migliori. Allora, io mi ero messo anche in questo angolo qua, giusto? Sì, esatto. Io non ho idea letteralmente di cosa. Hai quattro possibilità. Tranquillo. Non di capire un pochettino di situation. Allora, secondo facciamo così. Se usi due possibilità ti do un indizio. Ok. E all'ultimo ti dico proprio il blocco che sono. Così per venirti un po' incontro, visto che eri un po' spaesato. Ok, è che qua... Quell'ora non sono io, mi dispiace. Ok, vai. E hai ancora tre possibilità. Devi usarne una. Un indizio. La prossima ti do un indizio. E poi il primo te l'ho già dato che non sono nel terreno ed è un grande indizio. Vuol dire che non potevo diventarlo. Non pensavo... Cioè, sai, non pensavo così difficile. Ma tranquillo, sarà per il prossimo round. No worries. Perché stai facendo parkour sui cactus? Non l'ho capita questa cosa. Secondo me sei un notblock. Un sound disk. Quei cosi quei dischi. Comunque sei stato cattivo secondo me. Ma perché? Interessante. Interessante. Molto interessante. È forte, mamma mia. Veramente fortissimo. Molto molto interessante. Ora io direi di cambiare map, eh? E aspetta, fai tu la differenza. Aspetta a premere start. Perché facciamo, facciamo non i biomi, facciamo le woodland. Anzi no, facciamo questo, il medieval. Allora vai, puoi pure premere lo start quando desideri. Allora, mi dica un numero da 1 a 4 di nuovo. Il 3, quindi questo qua, choose map. Allora, vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino. Ma è facilissima questa. Questa map l'hai scelta tu, eh? Hai scelto tutto tu? Ma è proprio facile. Ma cioè, perché dici che è facile? Perché è facilissima. Non... Ma non puoi, che blocchi puoi diventare? Puoi fare anche qualcosa tipo, non so, tipo il terreno, la dirt. Posso o cose così. Le foglie in realtà. Quindi... Urca. Le foglie, così è difficile però le foglie. Se ci sono tanti alberi è veramente top. Quanto tempo mi manca? Hai tutto il tempo che vuoi. Ok, questa cosa è piuttosto interessante. Il fatto che io abbia tempo è interessante. Però il fatto che tu mi hai detto io sono una foglia mi fa pensare che effettivamente tu diventerai una foglia. Quindi guarderò tipo tutti gli alberi, tutti i cespugli, tutte qualsiasi cosa ci sia, pur di capire che cosa tu sei diventato. Allora! Io penso di aver sbagliato, però vabbè. Perché? Che è successo? Aiuto. Ho pensato in un blocco che non dovevo, però va bene. Allora. Ma come fai a dire che è facile questa mappa, scusami? Allora, qui c'è della redstone, qua ci sono delle chest. E ok, qua abbiamo un layout particolare. Potevo diventare anche tappeto. Potevo diventare anche tappeto. Ok, qui abbiamo dei dropper dispenser. Poco tempo, devo guardare le foglie. Devo guardare le foglie. Bene, allora qui sembra tutto normale. Qui sembra tutto a posto. All'interno della casa. Perché ho vinto? Poi capirai. All'interno della casa sembra tutto a posto. Qui sopra non mi ricordo bene. Però mi sembra tutto a posto. Dici? Dici di no? Ah, non lo so. Forse c'è qualcosa tipo questo. Ok, questo non era fuori posto. Bene, la redstone era così, me la ricordo. Questi non li ho visti minimamente. Però, questo potrebbe essere fuori posto. Sei già a due, Nico. Ne ho ancora tre. Hai detto che hai messo qualcosa fuori posto. E questa foglia è molto sospetta. Hai da dirmi qualcosa? Io ti ho dato un mega indizio prima. E che cosa hai detto? Ricordati cosa ti ho detto. Che è fuori posto. E che me ne sarei accorto. Ti ho detto posso diventare anche un tappeto. Non è vero, i tappeti non sono spaccabili. Quindi mi stai depistando. Mi stai per caso dicendo che sei proprio quella foglia lì. Sì, lo lascio come ultima possibilità. Ah, non è giusto però, dai. Guarda, ne spreco uno. Ne spreco un altro. Ma non è giusto. E come arrivo lì sopra? Però non è giusto secondo me questa cosa. Perché era facilissimo. Possiamo rifarlo sto round? Ma tranquillo, ancora puoi fare la differenza. No, dai, facci la differenza. No, tu devi fare lo spotter. Dai, non è giusto, dai, era facilissima questa. Ma non è colpa mia, io non c'entro nulla, hai fatto tutto tu. No, guarda, scegli tu il numero, così tuo dolore, tuo quello che vuoi. No, fai quello che vuoi. E devi selezionare tu la mappa in qualsiasi caso. Guarda, veramente. Sì, ma se non selezioni la mappa non andiamo avanti. Immagino sarà impossibile. No, dai. No, in realtà sembra facile. Sembra abbastanza facile, sì, secondo me questa è abbastanza facile. Qua secondo me gli spotti subito. Allora, io non diventerò una foglia nonostante io abbia questa possibilità. Te lo dico subito. Ha lanciato una Avada Kedavra, molto bene, mi fa piacere. Avada Kedavra. Allora, mi metterò tipo così, potrebbe essere carina come cosa. Perché mi sa che si mette storto il blocco se facessi una cosa del genere. Se facessi così invece... Potrebbe essere, sì. Ma è storto anche così. Vabbè, ma sono storti tutti, allora così. Questo secondo me non lo trovo. Vai, bro. Vai, cercami.
Cercami, hai 30 secondi per trovare. Ok. Ti dico che non sono una foglia, quindi neanche che le guardi le foglie. E questo è già un grande aiuto. Ok, fammi guardare così, ok. Va bene. Secondo me ha fatto uno screen. Io ho sentito proprio il tastino dello screen. Sì, sì. Infatti, lo screen. Io l'ho sentito. Io l'ho sentito, 2, 1, 2, 3. 2, 1, 4, 5, 6, 7. 10 secondi rimasti. Attenzione, attenzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdi il conto, perdi il calcolo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E 3, e 2, e 1. E lo spotter ci troverà quest'oggi? Vediamolo. Ok, sei un notblock, perfetto. Ha preso il power up. Brutto questo. Brutto questo. Chill proprio. Questo è brutto. Non me l'aspettavo prendessi quel power up. Proprio chill. Non me l'aspettavo prendessi quel power up. Va bene. Ultimo round. Però sai di... che t'avrei sgamato lo stesso anche senza quello? Perché mi ricordavo che in altro erano 2-1-2. Ma quindi... va bene. Ok, fai la differenza e facciamo il tuo ultimo round da differenza. Allora, dimmi il numero 1. Questa qua è la mappa che ti sei autoscelto. Ma è facilissima anche questa. Senti, l'hai autoscelta tu. Prego, io non c'entro nulla. Non mettere il file de cose perché sennò sgami proprio subito. Va bene, farò le 5 possibilità. Non prenderò anche quello non che vuoi. Ho capito, qualunque cosa allora è buono. Allora, allora. E dovresti scegliere un posto sgamabile facilmente. Qual è il tasto per andare in F5? Che te non... Ok, questo qua. Quello del mouse. Ok. Ma è troppo facile questa mappa è veramente troppo facile. Allora, l'hai scelta tu. Hai scelto tutto tu. Io non voglio responsabilità. Ma in realtà, guarda che secondo me devi essere banale. Essere banale può essere anche la svolta, secondo me. Sì, perché tipo tu inizi a pensare, ma dove può essere? Poi magari davanti agli occhi la differenza, capito? Non so quanto tempo tu ci stai mettendo a nasconderti, ma davvero tanto. Eccoci qua. Allora, ma facile. Facile per modo di dire. Perché qua, guarda che abbinamenti abbiamo. Allora, guarda che abbinamenti abbiamo. Che guarda difficile. Che abbinamenti abbiamo. Allora, qua ci sono 4 anvil. Ok, 4 anvil. Qua ce ne sono. Ma se parti già così, cioè, dai. 6. Ma porca miseria, zio Pera. 6, qua altre 4. Quindi 4, 5, 4, 6. Ho guardato solo le anvil praticamente. Vai, attiva il tuo firework, guardo il muro. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Calcoliamo le anvil. Allora, qui abbiamo detto che sono... Qui sono giuste. Qui abbiamo detto che sono 5, sono giuste. Qui sono 4 e sono giù. Ma le anvil sono giuste. Oppure hai contato male. No, no, le anvil sono giuste. Ne sono sicuro. Ma io non ho picconi. Ma i miei picconi dove sono, scusami? Non ce li hai, Non ho i picconi. Quindi sei senza cose, è solo una possibilità. E non posso spaccare proprio niente. Dopo faccio in survival. Non c'è scritto in chat che blocco sono? Va bene, lo posso fare one shot. Posso farlo one shot. Allora, qui ad occhio e croce. Cos'è appena successo? Le differenze sono notblock. Allora, i notblock io non li ho guardati. Non li ho guardati. Quindi non so bene dove andare a focussarmi. Però il notblock dovrebbe essere questo qua che fa musica, no? Quindi... Allora, qua c'era un buco e me lo ricordo. C'era anche questo per salire che me lo ricordo. Qui c'è il pot sopra, quindi sicuramente non sei questo. Secondo me ci sei vicino, sai? Secondo me sei tipo o questo o questo. O questo. Secondo me uno ci sei di questi molto tre. Vicino. Sono sicuro che sia uno di questi tre, sai? Ti ho detto, secondo me ci sei molto vicino. Cioè, ti posso dare questo indizio. Questo non è sicuro. Poi, per salire qui sopra ci sarà stato sicuramente o questo o questo. Quindi tu sei questo qua. Che ragionamenti ho fatto? Ma che ragionamenti faccio? Dai, ultimo round così puoi pareggiarla, ci stai? Difference. Vai, fai lo spotters. Became spotter. Vai, scegli tu il numero, quello che vuoi. Vuoi c'è la stessa? Se vuoi va bene. Dai, facciamo la stessa. Sei già studiata tutta, va bene, va bene. No, hai ragione, me la ricordo, oddio, non me la ricordo proprio, però cambiamo. Okay. Eccoci giunti. Allora. Hai scelto una mappa tosta. Questa cos'è mappa è difficile. Penso che faccia esplodere i blocchi attorno a quello che hai spaccato. Non ne sono sicuro. Leggi, magari. Questa mappa è davvero tosta, Marci. Nasconderò me stesso in questa locazione. No! Non ho fatto in tempo a ricliccare. E che cos'hai quindi? Non lo so. 30, 20 secondi rimanenti. Attenzione, devi esplorare bene tutto. Attenzione, quelle sono solo delle crafting. Io mi focusserei anche su altro, tipo sugli ore, tipo sul ferro, sul coal, sui meloni. Non so come arrivare agli ore. Devi fare so giro, il oro. Giro. Come faccio? Non c'è spazio per arrivare. Dai, ho 4 secondi e non ho visto niente. Come posso fare? Non ho visto niente, dai, ma era buggato. Ma non era buggato. Non io mi faceva sono... passare. Guarda, fai il giro da qua dietro. Metti il blocco e me la... Vai, messo. È un melone, manco io... Dove sono i meloni? E sono sopra i meloni. Dai, secondo me hai 5 chance.
Ma cosa potevo fare? Non l'avevo visti, Nico. È stato un momento sfortunato. Sì, infatti la rifacciamo. No, no, tieni. Aspetta un attimo che ho buggato probabilmente tutto, però volevo mostrarti una cosa. Sai che cos'è questo item? È telecamera? Quello che mi fa vedere le telecamere dove ti nascondi. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buon Natale a tutti e felice anno nuovo.